Mauro, aperti dal 62, quindi una passione tramandata. Sì, sì, dai genitori che hanno cominciato nel 62 con la fischietteria, poi sono spostati e hanno aperto insomma questa pizzeria e ristorante. E voi cucinate milanese, giusto? Sì, anche. Dici piatti particolari. La classica cassuola, poi la trippa che faremo lunedì, che c'è, visto che c'è la fiera di Nerviano, che noi facciamo proprio la trippa sia il 25 aprile e quella di agosto. E un piatto particolare che fate qui è la paella. Sì, diciamo che è quella che ci salva, anche perché quando sono, diciamo che è un piatto tipico che magari compensa il primo e il secondo, quindi magari ti sistemi. C'è un appuntamento particolare anche di domenica, vero? Di solito facciamo l'aperitivo alle 6:30 col buffet. Questa sera c'è Carlo Bianchessi. Altri eventi particolari che organizzate? Gli eventi che organizziamo ogni 3 mesi, musica jazz e blues. Sono appassionato di musica. Poi ogni tanto facciamo cabaret, ogni tanto facciamo. Abbiamo fatto anche le drag queen e stasera facciamo cabaret. Diciamo che poi è un locale dove è iniziato anche i mitici alle Franze e noi andiamo avanti, insomma. Questa sera siamo al Calypso con Carlo Bianchessi. Chi è Carlo Bianchessi? Attore di teatro, attore di film. Come nasce la passione per il cabaret? Beh, nasce quando ero giovane, ero giovanissimo, avevo 22 anni e debuttavo al Derby. Prima ancora che arrivasse lo Zelig, quindi parliamo di molti anni fa, quando il cabaret si faceva nei locali. Quindi mi stai dicendo che la tua più grande passione rispetto al teatro e al cinema è il cabaret? La comicità prima di tutto, perché ormai l'ho sposata da 25 anni or sono, quindi è una grande sposa, credimi. Parlo femminile perché la comicità per me è femminile, anche se i comici sono maschili, ma la comicità è femminile, è mamma la comicità. Ho detto una cosa seria, giuro. Mi hai parlato di Zelig, com'è stata la tua esperienza allo Zelig? Grande, l'avventura, la storia di Zelig inizia nel 1986, quando chiuse il Derby. E nell'86 Riondino, Bisio, Antonio Catania, Paolo Rossi, e mi fermo, sono passati allo Zelig, tra cui noi, quindi tutte le sere si saliva su questa pedana e si faceva il cabaret. Com'è il tuo rapporto con il pubblico? Ottimo, io dopo 25 anni di questa grande professione... Diciamo che mi sono cuccato, in termine milanese, due belle generazioni. Quando io iniziavo a fare questo mestiere tu non eri ancora nata. Quindi adesso devo far ridere te, mi capisci? Quindi prima facevo ridere quelli che adesso hanno 60-70 anni. Poi ho fatto ridere i cinquantenni, adesso sono 50 io, adesso mi tocca far ridere i ventenni, i trentenni. Quindi per me è una grande prova d'attore, una grande prova d'orgoglio, una grande prova di comicità. Dove ti possono trovare? Il tuo tour, il tuo sito? Allora, il mio tour lo conoscono tutti perché è sul sito. Il mio sito è www.carlettobianchessi.it e poi vabbè, su Facebook, la pagina ufficiale su Facebook, trovate Carletto Bianchessi. Su YouTube trovate di tutto, filmati, non filmati, festival del cabaret dove io sono stato ospite, film, tantissimi film con Boldi De Sica, quindi è sufficiente cliccare Carletto Bianchessi e troverete tantissimo materiale con questa faccia. Allora, noi siamo pronti, andiamo a vedere lo spettacolo, tu sei pronto? Io sono pronto di ieri sera, ho dormito qui su una sedia, ho mangiato adesso con lei, adesso brindo alla vostra web. Vi aspetto qui a Calypso, so che adesso voi non ci siete, siete lì a casa, comunque giustamente io vi ringrazio con tutto il mio cuore.